Mamma mia, come sono segretissimo! Giorgio! Giorgio! Oh, dimmi, dimmi! Giorgio, è il momento! Dobbiamo. Che cosa hai in faccia? C'ho una maschera da banditos! E io non avevo capito che eri tu, infatti. Vieni, perché sono molto segreto. Stre, esci fuori dalla finestra, arrivo! Sei la brutta addormentata nel bosco, scendi. Alex! E parla con tono basso! Scendi fuori da casa e parla con tono basso, Alex. Alex, non così basso, Alex, ti venisse la cagarella basso, a spruzzo. Vieni qui, allora, venite con me, seguitemi, vi devo far vedere. Saltate le bombe, mi raccomando, saltiamo le bombe, venite in casa mia, venite. Anna, ci sei? Anna. Che è? Sto annaffiando i fiori. Vieni piano, in casa, piano. Chiudi la finestra, chiudi tutte le finestre. Che succede? Chiudi tutte le finestre, chiudi le finestre. Ma c'è puzza qua dentro. Perché c'è Giorgio. Non è vero. Non uscire le pistole in casa mia perché ti sfascio la faccia. Scusa, venite con me, c'è un posto segreto, venite. Entrate qua sotto, venite. Segretissimo. È segretissimo, allora vi spiego qual è praticamente. Dove sbuca? Allora, questo posto qua sbuca perché io ho deciso che doveva sbucare, ok? E vi spiego con attenzione, dovete ascoltarmi. Questo è il quartier generale dell'operazione Un Chiodo in Banca, ok? Che allora io non c'entro niente, ciao. No, Anna, vieni qua, allora basta, Anna. Ho ascolta, detto no, che allora mi non me ne frega niente. Questa cosa. Anna, ormai sei dentro, sai. Quindi ci sono due soluzioni. Chi c'è, chi non c'è. Ti venisse la fuocanza. Allora, l'unica o ti uccidiamo in modo che tu non possa dire niente a nessuno, oppure partecipi con noi al colpo. Decidi te. Perfetto. Alex era già pronto a sparare perché è un assassino seriale. Secondo me è lui il killer. Comunque, qui abbiamo il nostro quartier generale. Chi è che ha fatto quel verso? Che cos'era? Cos'era? È sempre Alex, mi sa. Cioè, ma cosa sei? Cos'è? È una risata malvagia. Una risata malvagia? Sì. Oh mio Dio. Sembra un signore anziano che sta esalando gli ultimi respiri. Scusa, ma ti sembra il caso? Allora, scusa, te lo meriti. Ora dobbiamo parlare seriamente. Allora, noi siamo i prescelti, quelli che svaligeranno la banca più ricca del mondo. Saremo ricchi, saremo straricchi. Riusciremo a farci talmente tanti soldi che porca miseria, lasceremo le nostre vite alle spalle. Andremo a vivere alle Bahamas, a toccare Bahamas. Toccheremo i cocchi. Che bello. Capito? Che cocchi? I cocconi toccheremo. Che cocconi? Quelli alle Bahamas, dalle palme cadono i cocchi, li tocchiamo e li mangiamo. Quindi questi cocchi saranno uno dietro l'altro, proprio cocchi ovunque. Poi le ananas anche, non quelle come lei. Quelle che si mangiano. E saremo ricchi. E questo quartiere sporco ce lo lasceremo alle spalle. Se c'è così voglia di frutta, andiamo dal fruttivendolo. No, è perché poi anche alle Bahamas saremo ricchi. Andremo in giro vestiti bene. Non saremo più vestiti così. Con le vite vestito bene. Ma cosa sei vestito bene? Sei nudo. E tu, guarda Giorgio come è vestito male. Cioè Giorgio è quel maglione sporcaccio da tipo 6 anni. Lo quei pantaloni. Sarà bellissimo. Parlare della tua giacca. Sì, la mia giacca. Cioè guarda come sono zozzone con questa maschera. 85 anni. Stai zitto. Allora tu avrai 85 anni. Dunque, adesso che ci siamo tutti insieme e siete motivati, vi spiego il piano. Praticamente, vedete, il primo coltello è impuntato lì, no? Quelli siamo noi. Il primo coltello. Il secondo coltello è la banca, ok? È il posto dove noi dobbiamo svaleggiare. Okay. Quindi funziona così: noi dalla banca ci intrufoliamo, fingiamo di essere dei dipendenti lì, dei costruttori. Costruiamo un tunnels grazie allo scava tunnels pagato dalla mia carta di credito da mia figlia. Quindi costruiremo, faremo il tunnel fino ad arrivare. Venite, vi faccio vedere dove arriviamo. Se Alex si squartasse dalle scatole. Venite. Scusami. Alex, comunque sei grasso. Cioè io non te lo vorrei dire. Però sei sempre in mezzo. Non c'è altra spiegazione, eh. Venite. Fuori. No, non era stare, sei te. Qua dietro casa, vedete, noi spunteremo qui con il tunnel del minerario. Ma scusa, chi è che scaverà il tunnel? Ti occuperai tu di questo incarico. Come io? Sì. Dammi l'arnese No, prima di tutto l'arnese me lo tengo io. Per ora, poi dopo te lo do. Ci saranno due squadre. La prima squadra sarà la squadra scava tunnel. Sarà composta da Strecatto. Mi sono confuso. Ti sei invertito. Sì. No, da Alex e Giorgio, ok? Bellissimo. Poi ci sarà una seconda squadra che sarà invece la squadra dei barluffi, perché praticamente serviremo a distrarre tutto quanto il personale, no, in modo mi da piace. Poterci. Questa squadra dei barluffi sarà composta da Strecatto e Anna, ok? E voi dovete fai? Io supervisionerò il colpo e avrò il ruolo più importante, e cioè aspettare qui sul posto che la squadra del tunnel abbia completato il compito. Non sei fai zitto. Non fai niente. Non cioè, è vero, noi dobbiamo rischiare tutto e tu prendi il mallò. Allora, prima di tutto, questa qui è solo la prima. Perché tu non hai preso fuoco? Scusa, cosa sei? Figlio dell'acqua. Ecco, vedi che prendi bene. Dunque, io sarò al ruolo più importante perché una volta che sarà finito il tunnel, quando la banca sarà costruita, io mi occuperò di procurare tutto quello che serve per rubare tutti i soldi che ci sono là dentro. Quindi, tutti i mezzi per fuggire, tutto quanto. Ci servirà un sacco di cose. Siamo pronti? Andiamo. Andiamo. Allora, mi raccomando. No, no, no,
Fermo. Come facciamo a distrarre lì? A distrarre chi? Le persone? Sì, le persone. Boh, andate lì e fate finta di essere una manifestazione contro la costruzione della banca. Ma io sono preparato. Sì, senza urlare però, perché altrimenti gli scavi. Sì, però siete tutti bavi. Brava. Mi piace. Va benissimo. Andiamo, venite. Prima diamo un'occhiata da lontano con il cannocchiale di Cicco, che l'ho pagato tutto io anche questo. Allora, vedo un sacco di Anna, non andare. Ma che schifo! Aspetta. Non ancora. Non è ancora partiti. Scusa. Quindi è pieno di macchinari, ci sono diversi minatori. Allora, ce n'è uno un po' grasso, si assomiglia un casino ad Alex quello lì. Ma È vero. Aspetta, sposta con la barba, guarda un po'. Poi c'è anche lo vedo. Ce n'è anche uno più bassino, che è un po' smunto anche, quello lì uguale a Giorgio. Ovviamente. Quindi tu farei quello, venite con me. Allora voi con gli scavi avvicinatevi da qui, da ovest, che è qui. Capito? Vi avvicinate e iniziate a fare un po' di protezione. Gli alberi è meglio, così no, avvicinate, non rompete le balle. Venite da qua, dobbiamo essere okay, più coordinati. Possiamo andare? Sì, iniziate però senza troppo. Vai. Ma qua che state facendo queste robe qua? Anna, devi protestare. Non funziona. Protestate così. Bene come prima. Date, buon uomo. Basta, mi metto sotto la ruspa. Smettete. Così. Allora, vuole noi un po' di sushi? Prendiamo. Non che cazzo, siete due deficienti. Prendete il vestito giusto a voi altri. Mi metto qui finché non. Anna, che cacchio state facendo? Un po' meglio. Niente, protesta. Ho sbagliato. Niente protesta. Ma che. Mamma mia. Ma che squadra sono di. Sono un po' confuso. Dovete di. Scusate, dite se. Sono steso davanti allo schiacciasassi. O smettete di costruire. Ecco, smettete di costruire. Mettiti davanti alla schiacciasassi. Vai. Mettiti. Aiuto. Bravo. Ora ti passano sopra. Speriamo. Venite. Noi invece ci camuffiamo, facciamo finta di essere. Siete molto bravi. Adesso però vi devo fare un'interrogazione per capire se sapete fare i muratori. Okay, vai. Allora, cosa bisogna fare per fare un muro? Alex. Scavare. No, per fare un muro. Il cemento. Okay. Aspetta, Giorgio prima. Per fare un muro, cosa bisogna fare? I mattoni. Mattone su mattone? Alex? Mattone si su fa un muro. No, mattone su mattone? Cemento. Viene su? Un murone. Vabbè. Non perfetto, però secondo me ce la caviamo. Va bene così, un'ultima dai. Un'ultima domanda per capire. Quando il cemento gira nella betoniera, cosa succede? Esplode. Si cementifica. No, vabbè, no, nessuna delle due. Si bagna, si impasta. Okay. Vabbè, andiamo. Capite, un accidente comunque, cioè avete dei problemi. Vabbè, andiamo, mi raccomando. Buongiorno, parlate collega, un po', parlate da duro, perché sono duri. Buongiorno collega, allora, buongiorno, oggi è un altro giorno di lavorone, oggi è sì. Basta scavare! Ah, che andate palle! A lavorare! Ci sono queste schifezze che mi proteva. Noi dobbiamo costruire, ce ne frega un trabano a noi, Te ne frega un trabano a te. Ah, proprio sì. Nemmeno mezzo trabano. Francescone, No, niente, Paolino. No, non Paoli, Paolone. 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 E a te invece, Alessa Struba. Struba. È il mio nome, Alessa Strubale. Allora, cosa ce ne fregano? Sporcaccioni. Ce ne frega niente. Ma andiamoli via, anzi, venite. Andiamoli via, adesso basta. Ci siamo rotti sushi. Lo sguardo. Andatevene via, fate finta che vi cacciamo. Via. Dobbiamo lavorare, merdulio. Andà via. Anche quell'altra. Dov'è quell'altra? Davanti alla ruspa. Io dalla ruspa non mi sposto. Ma dov'è? Non c'è la ruspa, Anna. Dove cacchio è, Anna? Ma è morta. Qua, la ruspa. La ruspa. Ma è su quella ruspa che sta essendo dietro di te, tonto. Inutilizzato. Raga, non la vedo. Lì. Aspetta, forse qua, per forza. È l'unica ruspa. Eccola qui. Oh, che strumile. Noi dovremmo lavorare da vangurio. Ciao a sinistra, a Strubalone. No, non devi spararci, devi andare via pacificamente. Ah, scusa. No, protestiamo da lontano. Ok, andiamo, venite. Sì, un po'. Andiamo a fare quello che dobbiamo fare. Adesso è il vostro momento, squadra della ruspa. Cioè, okay. No, squadra dello scavo. Com'è che vi chiamavate? Scavaggio. Squadra dello scavaggio, venite qua sotto, venite. Oh! Buongiorno. Scavare, buongiorno, noi ci occupiamo. Venite di qua, scavare, di qua. Venite di qua, allora. Ascoltatemi bene. Secondo me se noi andiamo dritti di qua, secondo i miei calcoli, dovremmo arrivare precisamente dietro le nostre case. Però per non sbagliare scaviamo proprio qui. Ok, qui. Ok. Qui, va bene? Allora affiderò il mega. Non devi parlare da cretino con me, scemo. Allora tieni, questo te lo prendi te. E anche il come funziona? Devi scavare, scava. Dritto bene. Vai. Dritto bene, mamma mia che rumore. Alex. Ma non funziona. Alex! Non funziona. Secondo me funziona. Prova l'altro pulsante, bestia immonda. Magari. Funziona. Ok. Allora il tunnel deve. No, dammi, torna indietro. Dammi il martello. Allora, io il giorno che io l'ho conosciuto a questo qua, perché io l'ho conosciuto? Cioè io. Non lo so. Non lo so. Allora, me lo devi fare così,
Ok? Di due. Hai capito? Okay, perché sennò poi non ci passiamo. Ti tengo, cosa devo fare? Non lo so, non lo so cosa devi fare. Senti, dagli supporto morale. Mi raccomando. Vabbè. Alex, di due, eh? Bravo, bravo. Se si incastra dentro il tunnel, come faccio? Lo spingo? Non lo so, gli dai un calcio nel sedere. Che tanto probabilmente viene fuori in quella maniera. Ascolta, mi devi da. Perché da qui ho un po' di difficoltà a uscire. Un po' di terra. A sdrubale. A sdrubale. Un po' di terra. Un po' di più, uno uno. Grazie. Allora, io me ne torno al quartier generale. Voi rimanete qua, però. Ok, ok. Avete capito? Mi raccomando, che questa missione dipende anche da voi. Avete capito? Tranquillo, capito. Ci vediamo stanotte. Mi raccomando, tornate al buio. Tornate al buio a casa, ok? Va bene, va bene. Basta, sennò... scavaggi. Basta, basta. Abbiamo siete fatto. Siete scarafaggi. Andiamo via, Anna. Basta, andiamo via. E abbiamo ci ho fatto messo bene. Un quarto d'ora per andiamo. Pensarne una buona. Sei stata molto brava. Ascoltate, grazie. Adesso abbiamo fatto la prima parte. Cioè, praticamente abbiamo due infiltrati all'interno del quartiere. Del cantiere, non del quartiere. Si chiamano Asdrubalone, mi pare. E l'altro si chiama Francescone. Francescone, ok? Quindi dobbiamo fare l'altra parte adesso, però. Che sarebbe. Ma noi non abbiamo i nomi in codice. Non ci servono. Vieni con me. Ah, vieni con lo me. Volevo. Non ci servono. Vabbè, ti chiamerai Streccone. Stercorario. Ah, che ridere. Tu stai zitto. Adesso ti do fuoco. E tu invece ti chiamerai Spanna, va bene? Spanna! Spanna e Stercorario. Bene. Adesso, a me fa molto ridere comunque, vaffanquicquero. Oh, allora adesso. Ok. Paolone. Arriva, dobbiamo aspettare la notte. Perché sì. Il bello deve ancora venire, ok? E. La notte. Buonanotte. E boh, arriverà al. Ah, eccolo là, la notte. Aspetta che faccio una telefonata agli altri perché sicuramente devono arrivare. Senti un po' come stanno andando lì. I lavori, come vanno i lavori? I lavori. Abbiamo staccato adesso. Avete staccato, bravi, tornate, ok? Ci vediamo. Siamo tornando. Per fare bravi gli ultimi calcoli dietro casa di Giorgio, dietro casa. Ok, qui. Ok. Allora, qui ci dietro. Siamo, sì, dov'è l'altro? Dov'è Sdrubalone? Dov'è Sdrubalone? Ma non c'è. Dove sono? Oh, dietro! Tu. Ma che hai sbattuto la testa? Giorgio, levati il vestito che fai scoprire tutti. Vero, scusami. Cretinozzo. Ma tu ce l'hai avuto solo a quanto pare non è l'unico cretinozzo. Bene, adesso avete fin dove siete arrivati oggi? È un pochino qua. Un po' un pochino in là. Allora siamo più o meno all'angolo, tipo questa altezza, no? Ora dobbiamo girare verso le nostre case. Tanto sì. Secondo me non siete arrivati così avanti, però in questo poco tempo, vi dico la verità. Vabbè, tanto abbiamo tempo, dobbiamo scavare anche domani. Poi comunque devono iniziare a costruire la banca sopra, perché noi stiamo lavorando alla parte sotterrata, che è tipo il deposito, no? Poi c'è il resto. Adesso suggerisco di fare così. Voi andiamo due... a dormire, c'ho un sonno esagerato. Sì. Allora, voi due andate a dormire, che domani buonanotte. È un grande giorno. Anche buonanotte. Tu, Stre. Vaffanquicquero. E noi che facciamo? Comunque, Stre non è contento del suo nome segreto. Io gli ho detto che è uno stercorario. Lui ha fatto. Mi fa ridere. Però, secondo me, faceva molto ridere. Faceva ridissimo. È molto so. Simpatico. È molto, molto. Noi invece abbiamo un'altra cosa da fare. Molto importante. Molto, molto importante. Allora, ascoltatemi attentamente. Bravo, siedetevi sul tronco. Anche tu, okay. Siedi sul tronco. Allora, succede così. Praticamente, il problema è questo. Quando porteranno la cella. No, come si chiama il serbatoio? Cosa? Per i soldi il camera blindata, la camera blindata, okay. La camera. Ci sarà una chiave, ok? E questo è il problema. Ok, quindi noi praticamente che cosa dobbiamo fare? Questa... No, copiarla. No, gli altri fabricarla. Ci copiano. No. Allora, praticamente noi dobbiamo prendere questa camera blindata, dobbiamo sapere la combinazione, capito? Prima che la piazzano, però. E questo è l'unico modo. Per fare questa cosa qua dobbiamo assolutamente riuscire a capire dove produrranno la camera blindata. Per e andare rubare lì il codice. E rubare il codice. Così quando la portano qui la piazzano, noi possiamo ciulare subito da dentro, capito? Aspetta, io so dove fanno la camera blindata. Davvero? Ma scusa, sì, non lo dici? La fa il mio capo. Il capo di chi? Quello della security. Oh, ma cogliate tutto questo rumore qua. Che, Siri, sì. Vai in casa, Siri, c'è il killer. Siri. Ah, Siri, cosa è successo? Cos'è successo? L'ha presa. Come l'ha presa? Dove l'ha presa? Nella scatola? Nella casa. Maledetto! Ridammi mia figlia, puzzinoso. Ehi. È scappato, no, è qui. Ti sprucio le sederanze. No, non ci arrivo. Non riesci a prenderlo. No, mi è finito il lanciafiamme. Nella foresta, non mi è finito il lanciafiamme. Giorgio, spara. Spara. Giorgio, non c'è più. Spara. Oh, maledizione. È scappato. È scappato di brutto. Fermo, non andare, che poi uccide pure te. No. Oh mio Dio. Dobbiamo riprenderla subito. Sto sentendo male. Calmo, stai calmo. Ti senti svenire? No, aspetta.
Allora se lo diciamo ad Anna mi ammazza, sicuro, eh? Mi ammazza. Vabbè, Anna sta dormendo, quindi non lo sa. La dobbiamo salvare prima della mattina. La dobbiamo salvare. Oh, ma sto killer ha rotto. Basta, basta, non ne può essere più. Basta. Secondo me dobbiamo capire chi è e basta, una volta per tutte. Sì, infatti, concordo. Cioè, non esiste che lui continua a venire qui nel quartiere a annusarci i sederi, rubare i vestiti. Adesso ha rubato le persone. Ha rapito mia figlia. Mia figlia, come... Cioè... No, guardate, no, una yo-yo alla prima persona che mi capita davanti. Sei stato tu! No! Sono furioso! Ci serve gente per fare questa cosa, non puoi ucciderci. Ci vado yo-yo da solo e mia figlia sono... mamma mia, da non ho idea. Sì, da solo, posso fare qualsiasi cosa. Adesso vado là, lo sturo. E porca miseria, come un... Hai presente lo champagne a Capodanno che si scuote e si stura? Mamma mia, sì, così e poi lo stappo, esplode. Esplode, lo faccio esplodere. Adesso guarda, non me ne frega niente. Se vuoi venire con me, puoi venire, no, però... No, io vengo e ti aiuto. Vieni anche tu, è successo ma un disastro. Ma che cosa è successo? Il killer, è arrivato il killer e ha rapito... Però non devi dirlo ad Anna. Ha rapito Siri. Cosa? Ti giuro. Quindi sono arrabbiato. Vieni anche te, non ti voglio male. Che non mi gioi. Non ti zaccagno. Allora, avete capito tutti, dobbiamo... Il piano della banca... Capito. Si sospende, ok? Lo continuiamo domani. Tanto, tu ricordati quello che mi hai detto, che conosci quello che sta facendo la camera blindata. Sì, lo so. Ok, dobbiamo andare dove la fa e rubare il codice. Però, per il momento, andiamo dobbiamo a salvare... Dobbiamo recuperare, sì. Veloce. Prendiamo i motorini. Non c'è tempo da perdere. Prendiamo i motorini. Giorgio, tu prendi il motorino. Io vi seguo a piedi. No, prendi il motorino di Cicco. Prendi il motorino. Ah, ok. Ma può essere che non sai guidare un motorino. Ci vuole tanto a guidare il motorino. Vai avanti, indietro, destra e sinistra. Guida il motorino. Bravo. Va bene, non sono abituato. Comunque. Guida il motorino. Guida meglio il motorino. Passiamo sulle bombe tutti, tanto chi se ne frega. Dai, andiamo, che non c'è tempo da perdere. Tanto non funzionano queste bombe. Vai, seguiamo a te. Questa è la roba di Alex. Si hanno costruito la camera blindata, fatta bene, come le bombe che abbiamo piazzato noi sul sentiero. Guarda, stiamo tranquilli, si apre con un coltello da burro, Aspetta che ho sbagliato strada, dobbiamo andare di qua, giriamo. Allora, serve un piano. Chi è armato attualmente? Io ho la pistola. Io non sono più armato, purtroppo, perché ho consumato tutto il lanciafiamme per sparargli dietro in preda alla pazzia. Quindi... Sapete non ci che servono cosa... nuove armi, scusa? Potrebbero, però non abbiamo tempo. Inoltre tu sei diventato un sottomarino terragno. E anche quindi... tu. Ma bene. Scendiamo dai motorini, amici. Scendiamo dai motorini, ora. Il piano è questo. Io entro. L'avrà sentito quasi sicuramente con i motorini. Sì, non me ne frega nulla. Io entro, esco lo yo-yo, ma di brutto, E glielo sbatto in faccia, va bene? Voi? Mamma mia, ok. Voi tutti dovete occuparvi soltanto di Siri. Entrerete dopo di me. Non sparate a Siri, mi raccomando, perché è delicata. Ovviamente. Ai proiettili. Va bene. Quindi entriamo. Io scasso il killer e voi rubate Siri, ok? Non ok, si ruba, ok. Vabbè, si prende, quel che ti pare. Vado. Zampi, sono incazzatissimo. Fai uscire Siri, se no ti apro. Non c'è. Raga. Come non c'è? Non c'è. L'ha portata scendi da un'altra... sotto, scendi sotto. La deve aver portata da un'altra parte? In prigione qua sotto? Tiri? No. Sì, c'è, sì. È qui. Stai qui. Cosa ti ha dato? I pomodori ti ha dato. Zitti, è successo un disastro, zitti. Siri, Giorgio, levati dalle balle. Scusa Siri, tranquilla. Siri, cos'è successo? Pomodori. Togli. Siri, che cosa è successo? Vieni qua. Ti stava torturando, ti stava. Sì, è un mostro. Ora sì. Ma già quelli. Dovevo fare i kiwi, sì. Ma già quelli. Oh mio Dio. Che mostro del tortura. Cioè, raga, chiunque sia sto killer, se veramente come... Cioè, vi ricordate che noi all'inizio avevamo ricevuto questo messaggio, no? E diceva, il killer è uno dei tuoi amici. Ok, tu vero, sei di sta roba, te la sei persa. Perché praticamente quando il killer è arrivato tu non c'eri, eri da tombaldo. No, devi rimanere con noi ora. Praticamente qui c'era del sangue, c'era scritto, il killer è uno dei tuoi amici, capito? E la facciamo... tu non sai leggere. Però Giorgio sa leggere, tipo... Io so leggere. Guarda. Da Giorgio, leggi il messaggio, vedi questo qua. Vai, Giorgio, leggi. È l'unica cosa. È uno dei nostri amici. Secondo te, dalla calligrafia? Dalla calligrafia, dalla scrittura. Dalla scrittura è un po' schifosa. Si potrebbe capire chi è che l'ha scritto, perché se è veramente uno di noi, cioè potreste essere anche voi. Per quando ridammi il messaggio. Dobbiamo provare a scrivere tutti. Ridammi il messaggio prima che ti tiri questo pomodoro dove non batte il sole. Stai tranquilla, Siri. Ormai è finita la questione dei pomidori. E non dire a mamma che ti sei stata rapita, se no è la fine per me. Perché mi si arrabbia poi. Non dirlo. Se non glielo dici, se glielo dici, che mi dai? Se glielo dici ti faccio mangiare i pomodori come il killer. No, allora non devi dire niente, bene. Se li mangia Alex i pomodori, tieni Alex. Sì, buoni i pomodori. Ti do pomidori. Questa mela rossa. No, che i pomodori? vabbè, la mangia Giorgio.
Giorgio, buonissimo, io mangio tutto, quindi non è bravo. Mangiassero... Alex, Alex, Alex è tipo un idrovora per il cibo. Tieni, stai, mangia un pomodoro. Vedi, piacciono a tutti. Oh, e comunque, non ti do niente, però devi stare zitta lo stesso. Ti do, aspetta, ti do 5 Ehi. euro. 5 è un pomodoro. Ah no, è sempre una mela. Ti do un pomodoro e 5 euro. Bene. Ma non dovremmo uscire da qua noi? Sì, usciamo prima che torna, ok? Però adesso mi raccomando, dobbiamo capire. Allora, sospetti. Ognuno può dire un sospettato. Dobbiamo Secondo fare tipo Secondo me è chi non c'è. Effettivamente questa cosa. Però Stre non c'era quando è arrivato il killer, anche infatti. Ma era dietro di voi. Beh, era a casa, è uscito alla finestra. Io non ti ho visto. Ho capito, però non si sa mai. Metti che è agile, è saltato, effettivamente potrebbe essere, Potrebbe però essere Stre. Chi non ma c'è, se ogni volta uccide me. È vero, questa cosa è molto Perché vera, non avrebbe senso. Non ha senso, abbiamo lo detto sapete una cacata. Chi non ha mai ucciso o attaccato? Cico. Cico Tobi. È vero. Cico fa anche schifo come persona, Cioè potrebbe essere lui. Potrebbe avere del risentimento. Oppure potrebbe essere che il killer è il nonno Tombaldo. Magari arrabbia, però no, non secondo me no. No, non può essere, non può essere, non è abbastanza agile. La gattara? Nah, quella al naso truffato. Si vede, e ma se si fosse vede, si vede. Alex? No, Alex era con me, non può essere. Era spesso stato con me mentre c'era il killer. E poi mi ha rapito. Mario o Stefano? Mario o Stefano sono ottime possibilità perché spesso non ci sono, quindi potrebbe essere, Ma comunque, ma dove mamma? Potrebbe essere Anna? Anna. No, Anna graffisce la figlia. Scusate, possiamo far tornare il mattino però. E il mattino arriverà la luce del mattino con i galli illuminerà. Oggi ci ha voluto. Bene, torniamo a casa intanto, che dobbiamo pensare anche a come continuare il piano. A casa, papà. A piedi. A piedi. La poverina. Devi seguire il sentiero, vieni con noi, mi raccomando, non ti perdere. Ma se no c'è un biglietto rapido per tornare a casa. Vuoi? No, sì? Non farlo. Okay. No! Vabbè, se era più pericoloso se la lasciavo tornare a piedi. Veniamo a salvarla e poi la uccidi, ok? Non l'ho uccisa, l'ho spedita rapidamente a casa. Secondo me ho fatto una paglia agli alberi. Maledetto quello che ha fatto sto sentiero, ma veramente lo conosce? Che schifo. Cioè, quello che ha fatto sto sentiero è una bestia, veramente, cioè, ma mi sembra che sia stato tu, Alex, vero? Molto bello. Molto bello, sì. Sì, è lui, sì, sì. Guarda, ricordami quando torniamo a casa di darti fuoco, ok? È proprio questo promemoria. No, mi sa che non te lo ricorderò. Me lo ricordo da solo, non ti preoccupare. Ti do fuoco con la benzina dello scooter. Buongiorno, ma dove siete stati? Ma niente, scampagnata. Ma la prossima volta chiamate pure a me però, No, no, è meglio se non c'eri. Comunque, Anna, dobbiamo trovare assolutamente chi è il killer. Perché ha rotto le scatole, ha rapito la figlia di Giorgio. Beh, esatto, Giorgio non figlio. Ha una figlia. Come no? Si chiama che ce l'ho, non la conosci. Catorginina. No, ecco quella. Catorginina. Ma no, mia Topina. Topina Catorginina. Sì, sì. È molto brutta. È proprio. Sembra un raspo. La voleva per fare una zu. Un raspo. Giorgio, tua figlia è un raspo. Vai via. Che fai schifo. Com'è che permetti di non morire essendo colpito dallo yo-yo? Te, zozzone.